Salve, ladies and gentlemen, io sono Phoenix, vi do il benvenuti in questo nuovo video di prova di una beta del gioco di Nioh, per come potete vedere. Siamo in compagnia del buonissimo Konohagakure no Filpato, che ora si presenterà. Un Ciao a tutti. caro amico che ha anche lui un canale YouTube che tratta spesso questo genere di videogiochi. Mi confermi? Certo. Bravo. E in pratica lui ha già fatto una bellissima analisi del gioco un po' di tempo fa quando era uscita l'alfa, mi sembra 2 o 3 mesi fa, se non sbaglio. Manca di più, mi Anche sa. di più. Prima Sì. E delle 3 sicuro è stato. come vedete, io l'ho finita tutta, infatti ho le armi belle. Difatti, se si finiva l'alfa quella volta si otteneva un bonus per quando il gioco uscirà o comunque per la beta successiva. E io no, perché ero scarsissimo. Però ci siamo infatti. Stiamo provando appunto la modalità co-op del gioco, così ci faremo carriare un po' da lui che sa già tutte le meccaniche del gioco a menadito. Per cui direi che possiamo iniziare. Soprattutto avremo dei commenti da parte sua, spero, perché i miei pareri saranno Certo. tipo figo, bella, il luccichio dell'acqua, bello tutto. Questo è stato il mio parere tecnico del gioco. Tra l'altro adesso dovremmo star giocando, scusate, alla versione quella con la grafica ridotta per avere i 60 fps stabili. Perché dalle impostazioni è possibile cambiarla. Abbiamo tre impostazioni grafiche, ovvero quella solo grafica con gli FPS instabili, cioè te lo dice proprio nella descrizione della modalità. Poi abbiamo la modalità cinema, che dovrebbe essere la grafica pompata con gli FPS a 30, e poi questa che sacrifica un po' la grafica, però ai 60 stabili. Ok, intanto io sto trovando un po' di equipaggiamento che mi butto subito. Sì, all'inizio bisogna subito mettersi l'equipaggiamento giusto, sennò non si va avanti. Soprattutto il multigiocatore, che qua come in Dark Souls non permette di salire di livello, o meglio dire, non permette di sedersi ai santuari a pregare. Quindi sarà un po' ostica, non tanto lo sviluppo dell'abilità, perché i punti si ottengono anche sconfiggendo i nemici con abilità. Quindi dopo tot di avversari sconfitti ci sblocca punti abilità, quindi le abilità di crescita le otteniamo lo stesso, anche attraverso degli oggetti, ma più le caratteristiche rimarranno un po' indietro. Per me non è un problema perché ho queste armi che sono leggermente forti, infatti non le ho ancora cambiate nel primo livello. Ho fatto tre quarti della prima area e sono ancora buonissime. Ho raccolto che il flex si corre, se non mi ricordavo più. Sì, e una cosa durante le combo, ricordati l'R1 che permette di recuperare la stamina. Sì, prima che si esaurisca la barretta, comunque si vedrà adesso. Sto facendo un bel agguato. Io prendo quello di spalle e tu vai dritto per l'altro. Ok, quell'altro. Quando i nemici hanno finito il ki, c'è la mossa per finirli con triangolo. Devo già mangiare un elisir, se no. Beh, grazie, stai facendo tutto tu. Qua dentro c'era un tesoro nell'alfa, mi sembra, Mi sembra di sì però che c'era in qualche questa oggettino. beta non c'è, purtroppo, non so È perché. vuoto. Ah, un'altra cosa della beta è che hanno spostato i rospi, gli yokai. Ah, non sono più dove erano prima, quindi? No, Ah. uno era lì, per esempio, non so se Dietro l'hai la casa, mi raccolto. sembra, no? Sì, guardalo qua. Ah, non l'ho raccolto. Ciao, piccolo. Conduci il Kodama. Altri invece che me li ricordavo proprio, sono andato, non c'erano più. Comunque, Comunque. tra le varie benedizioni degli yokai, quella più utile secondo me è quella degli Elisir, soprattutto andando avanti nel gioco, ovvero gli yokai ti permettono di avere
ottenere delle benedizioni che aumentano il drop rate di determinati oggetti. Abbiamo drop rate di armature, di soldi e anche di elisir, appunto, in particolare. E secondo me il drop rate degli elisir è molto, molto più utile di drop rate delle armi, che comunque vengono droppate abbastanza frequentemente. Quindi diciamo che c'è una... ci fa scegliere come voler gestire la cosa, il gioco, liberamente abbastanza. Sì. Ogni volta che andiamo al santuario possiamo farlo senza problemi. Occhio che qua sono in due. Ah! Diamine. Ok. Non ha dato il colpo di grazia al trambimento. Scarsone che non sono altro. La cosa forse un po' scomoda all'inizio è che il parry in questo gioco, la parata col contrattacco, è un'abilità. Sono tutte sbloccate se non mi sbaglio, vero? No, andranno sbloccate. Sì, tipo comprate, no? Sì, ma da qui a breve dovremmo trovare... Adesso aspetta che... non andare di qui, andiamo da qua. Ah, sopra è vero che si trova l'arco, se non sbaglio. Io l'arco ce l'ho già, ma non ci serve per ora. Eliminiamo lui. Qua c'è il percorso che ho provato l'altro giorno. Sì. Poi vieni alla... aspetta che lì hai aperto un oggetto. Ok, talismano. Tirando vicino a un nemico. Ah, ok. Ok, attiriamo lui. Urca è caduto, occhio, occhio che abbiamo grato gente. Vieni, andiamo di qua, andiamo ti di qua. Seguo. Sei un killer. aveva finito la stamina al nemico. Si è molto comodo il fatto che noi possiamo vedere la stamina degli avversari. Occhio che questo è uno di quelli forti, Ah, quello sì, sì, me lo ricordo. Era, questo qua senza parry sarà madre. Oh, neanche tanto perché siamo in due. Lo stiamo bullizzando. Ok, adesso. Lì è una trappola ossa incredibile. E prima di andarci, io uso. Visto che possiamo, uso l'arco. Aspetta, dove? Là, ok, sì. Ah, per sì, pullargli una volta. Sì. Perfetto. Ce ne sono adesso 4 perché o quello è un prigioniero. Oppure non ne ho idea. Però comunque l'utilizzo dell'arco in questo gioco è abbastanza semplice. Dopo quando lo userà Phoenix più avanti. Lo vedrete l'hai anche shottato? Voi. Perché l'ho fatto lei, l'ho shottato. Sento combattere. Ah sì, se ne è avvicinato uno. Oh, la soddisfazione. Ok, adesso ne rimane solamente uno che è qua dietro le scatole. Anzi, no, giusto perché è venuto incontro a noi prima. Che ha seguito l'altro, quindi la zona è libera. C'è una cassa qua. Sì, devi aprirla tu. Sì, ok. Pietra. Doppio cigatana. Ok. Buona. Non l'ho trovata questa. Quindi è abbastanza randomico anche il trovamento di oggetti. Sì, è molto randomico. Molto MMO, ovvero tanti oggetti con lo stesso nome magari. Però con caratteristiche diverse. Caratteristiche diverse, sì. Ok, se mi segui... Ah, cioè andiamo direttamente dalla parte del tempio? No, sei pazzo. Moriremo. In teoria dovrebbe esserci una shortcut sulla sinistra, o sbaglio. No, adesso tu mi segui, ti faccio trovare un... segreto. Okay. Qua c'è un oggetto. Sì. Orokudama. Che è la bomba. Molto comoda. Okay. Soprattutto contro l'Oni. In caso di equipaggiarla? Sì. Ho ottenuto delle abilità. Ottimo. 5. Adesso mi sbloccherò il contrattacco. No, non posso. Mi spieghi, no. Come si sbloccano le abilità? Si apre il menu. Apprende abilità nel menu a tendina. La terza icona.
Hai equipaggiamento, oggetti, apprendibilità. Personalizzazione abilità, no? E dopo, in base alle armi che tu vuoi utilizzare, scegli l'abilità che vuoi. Una cosa che ho notato, che non avevo notato nell'alfa, era il fatto che i punti, adesso non so se nell'alfa era già così, però i punti di combattimento, ovvero quelli con l'ascia, la lancia, le katane, Sì. sono separati rispetto ai punti per i ninja e ai punti per le magie. No, teoricamente era separato anche quella volta, se non Io questo non sbaglio. l'avevo testato perché l'alfa era prima di HUD, che adesso compare per esempio quando abbiamo punti da spendere. L'HUD ce lo dice, compaiono delle icone in basso sotto gli oggetti, specifiche Sì. appunto della categoria che ci sblocca. Nell'alfa non c'erano, quindi io credevo che fossero tutte per le armi. Quindi hanno Chiaro. praticamente potenziato al massimo la katana. Detto questo, più avanti sbloccheremo anche le abilità dei ninja andando avanti in automatico e anche delle magie. Le magie sono più che altro dei buff elementali, invece le abilità ninja sono più delle trappole, delle bombe fumogene che hanno alcune il veleno, altre ancora hanno la paralisi. Io le ho utilizzate e la cosa buona è che quando noi le craftiamo, quelle ninja, Sì. Vengono ogni volta che ci sediamo al santuario, vengono rifollate, vero? ripristinate. Sì. Quella Aspetta, i ninja erano tipo i talismani del fuoco, quello è elettrico, la eccetera. magia. Quelli Ah, ok. non sono fullabili. Non ho provato a farli perché abbiamo degli slot, no? Come se fossero le magie in Dark Souls, per esempio. E tipo fare 4 bombe, che sono quello standard, occupa 3 slot di abilità ninja. Sì. Quindi andando avanti aumenteremo gli slot salendo di livello con le caratteristiche appunto. E più slot avremo, più cose potremo utilizzare. Lascia. Ok, qua dobbiamo stare molto attenti perché C'era un abbiamo brutta diverse croce. aree con diversi nemici che fanno la ronda. Ok, piccolo reminder, come si cambia arma? Con L1, non L1, R1 scusa, e poi con su destra sinistra, su l'arma a distanza e destra sinistra le Ah, armi. ok, capito. Grazie. Ah, e con R1 cambiamo anche la posa. Infatti abbiamo diverse pose e io uso sempre quella intermedia, mi trovo bene, ma potrei anche utilizzare la posa alta che dovrebbe privilegiare l'attacco. Invece la posa bassa è una posa un po' più difensiva e per il consumo della stamina praticamente. Io mi trovo molto bene con la media, anche perché la media, essendo equilibrata, consente inoltre di fare le parate e i contrattacchi. Chiaro. La Ora media tu serve prendi. quella col quadro, Sì. Inoltre ci sono anche delle abilità che prevedono la posa, che non sarebbe una posa vera e propria, ovvero di tenere l'arma nel fodero. Ah, Per molto alla Dark esempio, Souls 3 questa cosa. sì, è un movimento molto simile, infatti con la katana faremo la stessa mossa della weapon art, ovvero la katana nel fodero, occhio. Katana nel fodero e appunto scatto in avanti. Come parlo in maniera molto tecnica che mi stupisco di me stesso. Sì, veramente è un video più tecnico che abbia mai fatto questo di Vincere. Che ti ho scambiato con un nemico, mi sono spaventato. Ok, cerchiamo di fargli finire la stamina. Ok, quando vedi che la stamina è finita e che c'è un mirino rosso sulla sua sul nemico, no? Quando lo locchi, se tu premi triangolo lo finisci in un colpo. Sì, io so che avevo finito la stamina pure io. Ah, il martello, questo mi piaceva. Nella vecchia run che avevo fatto, il martello di bronzo. Ok, qui adesso avremo un passaggio che ci conduce esattamente dove eravamo, dove eravamo pochi minuti fa. Infatti qua una volta c'era Ah!
Ok. Uno yokai, mm-hmm. Adesso non c'è più. Mi sembra quasi che abbiano forse un po' migliorato la, il responso dei comandi, o sbaglio? Allora, premetto che ero già abituato verso la fine, perché chissà che magari ci sta guardando, che ha finito anche l'alfa, sa che l'ultima parte dell'alfa ha una difficoltà assurda rispetto alla prima. Quindi io magari, ricordandomi un po', a me questa beta sembra leggermente più facile, almeno con i nemici base. Vuoi magari siano le armi un po' più forti, eccetera, però mi sembra comunque che la difficoltà, almeno dei base, sia stata ridotta. Poi naturalmente gli oni rimangono qualcosa di fortissimo, ve lo posso garantire. Poi da considerare anche il fatto che siamo in due adesso. Sì, perché? Ma anche comunque anche rimanendo da soli, i nemici sono abbastanza stupidi. Perché quella volta mi sono ricordo molto che... tenaci. Adesso vieni qua, vieni qua. Sono caduto. Ecco, va bene. Mi arrivo. Senza il contrattacco. Ok. Un po' stile, vedo la mappa. La mappa è molto articolata. No, nel senso è poco poco chiara, poco visibili anche tipo tu sulla mappa. Ah, ok. Ah, la mappina in alto. Sì, quella. No, sono sparito. Ma no. Ok, sono tornato. Oh. Ah, ora posso. Ora per esempio posso cambiare tipo lo spirito guardiano, salire di livello. Ah, tu puoi? Sì. Ok. Figo. Strano. Bene, rieccoci qua dopo una piccolo break per salire un po' di livello e cambiare equipaggiamento. Allora, da che parte si procede adesso? Allora, adesso dovremmo... Tu devi recuperarti l'arco. Sì, mi manca essenzialmente ancora. Quindi bisogna battere quel primo nemico che ha il drop sicuro. Sì, ah, quello nascosto, oppure vero? Oppure il cadavere. Ah! Occhio che passano due, eh? Amo il martellone. Fantastico. Occhio da usare. Che ne arrivano dietro. Sì. Ecco. Con un ninja. Adesso gli faccio un contrattacco. Vabbè, il prossimo. Il prossimo, ricordati di guardare che sì, l'ho sbloccato. Guarda che qua c'è l'arco, dovrebbe esserci. Arrivo, raccoglievo un po' di oggettini. Comunque, tecnicamente, artisticamente è molto molto ispirato come gioco, devo dire. Sì, è molto bello. Sono sincero, a me piace. È molto carina anche tutto il design, tutte le armature, comunque a tema orientale, parecchio figo. Ok, io ho attirato un nemico, adesso se tu mi inquadri, stai un po' più lontano, sempre più lontano. Sì, sennò... ci sono. Eccala. Porca. Vieni qua da me, te. Questo era il contrattacco. Probabilmente è stato coperto dal mio martello, ma non importa. Ok, perfetto. Ne faremo altri. Ne farai altri. Esistono due tipi di contrattacchi. Qua c'è un tesorino. Uno permette di portarsi alle spalle l'avversario, quello con triangolo. L'altro invece ti porta alle spalle dell'avversario, ma l'avversario si gira verso di te. Quindi di fatto è un contrattacco un po' inutile. Nel senso che non, rispetto all'altro, l'altro è meglio, anche se non va a segno, perché comunque alle spalle degli avversari ricordiamo che abbiamo dei danni critici, sia da parte nostra, ovvero che noi li inferiamo agli altri, oppure gli altri che infliggono a noi. Quindi non date mai le spalle agli avversari. Chiaro. Sto provando ora a usare l'arco. Che prova a usare l'arco. Hai zoomato sulla testa del nemico? Sì, in teoria volevo chiederti, c'è l'headshot su sto gioco, vero? Sì, quando diventa rosso è headshot. Ok, come si spara? Con l'attacco, col quadrato. Ah, ok. Che arciere. Da soddisfazione. Ora quello sotto, occhio, no aspetta, io mi libero di quell'altro, così facciamo... Eccola, ha girato. Madonna, quello che... sotto purtroppo ha l'elmo. I nemici con l'elmo non ricevono headshot, ma rompiamo il loro elmo, quindi in teoria gli abbassiamo anche la difesa. Oh.
attacco in salto. Esiste c'è anche un attacco in salto che abbiamo appena fatto in due, quindi abbiamo fatto un gran male. Devastante. Con il martellone. C'è l'attacco in salto, ma non c'è il salto vero e proprio nel gioco. Ah, non c'è il salto? No. Intanto abbiamo trovato altri equipaggiamenti che sono per me molto buoni rispetto per me, a quelli no. che avevo. Un classico. Allora, forse. Ok. No, nulla. Allora, se adesso in questa zona possiamo anche vedere quanto la mappa è intricata e anche interconnessa, ovvero perché se il signor Phoenix mi segue. Sì, scusami, ero perso. Da questa parte. Sì. Noi arriveremo ad uno shortcut, il primo shortcut di quest'area. Anche se ne abbiamo già visti due o tre, che abbiamo già fatto il giro prima. Qui ci porta, mi raccomando, tenga fuori la katana. Ci porta in quest'area in cui vivono della, una sorta di zombie. Ah, ok, gli yokai. Sì, quelli malvagi. Sì. Là c'è un altro tesorino. Che qua mi ricordo forse c'era uno dei rospetti, se non sbaglio, nella beta, nell'alfa. Sì, li hanno spostati. Io piango perché sapevo di aver tutto quasi a memoria. Allora, qua c'è un nemico. Adesso dovremmo vederlo a breve, eccolo, su lì. E bisogna stare molto attenti con questi demoni malvagi, chiamiamoli così, per via dei loro attacchi. I loro attacchi consumano molto la nostra stamina. Ovvero hanno un'area dannosa. Quindi praticamente quasi assorbono il nostro mana, possiamo dire? Sì, e ne bloccano quasi il suo recupero. E qui abbiamo un altro shortcut che ci porta al primo santuario. Perfetto. Quindi se tu ti giù la scala, evitiamo di scendere che magari ci disconnetti come prima. Sì, sì, senza attraversare il santuario, perché abbiamo visto che quando l'ospitante entra nel santuario, in pratica l'ospite viene cacciato. Anche se poi sono ritornato, poi dopo sono riscomparso. Questa cosa è un po' da studiare. Però forse potrebbe essere un problema dell'alfa, semplicemente. Sì, poi allora. Oltretutto, quando si entra nel santuario, i nemici sì. respawnano. Sì. Molto alla Dark Souls. Dice, E qua abbiamo un trappolozzo. Occhio perché questo è letale. Anche se devo dire che per ora questi demoni sono stati secondo me un po' nerfati. Lo disse prima di venire afferrato. Perché io mi ricordo che erano molto più pericolosi e si muovevano molto più rapidamente ed erano quasi quello imprendibili. Sì. Qua c'era una ranocchietta. Era parecchio No, stavo per evocare il coso, il fantasma. Particolarità, appunto, quando si muore si può entrare, diciamo, come spirito residuo fantasma negli altri mondi? Mi sembra di aver capito. O una cosa del genere. Nel senso, se io morissi qua, nella tua partita tu mi vedresti, tipo come in questo caso, questa katana. Ah, ok. Ma sì, io non li vedo perché sono uno spirito, è vero? Non ci ho fatto caso. Ah, ok. Quindi solo sì, io li posso vedere. Noi vediamo le lapidi, chiamiamole così, di altri giocatori morti in questa partita. Possiamo evocarli e fare del PvP, anche se è un PvE. Sì, un PvP fittizio, diciamo. Anche se l'intelligenza artificiale di quei nemici è molto superiore rispetto ai nemici normali. Mamma e sono mia. Anche molto forti. E rieccoci dopo un piccolo level up e riequipaggiamento, pronti a ripartire. Occhio al nemico qua dietro. Sì, quello che ci ha fregato anche l'altra volta, se non sbaglio. Che ci frega ogni volta. Sì. Ok, è morto. Perché è caduto. Buono. Cerchiamo di non fare la stessa fine. Come il mio classico. Se lei vuole andare a prendere l'oggettino di qui o... Andiamo giù. No. Tu... Quello con la corsa ninja. Ecco, mi destabilizza il fatto che non ci sia il salto effettivamente su sto gioco. Tanto lui sta shardando chiunque. E non è colpa mia, mi stava attaccando. L'ho eliminato per evitare danni. Quindi giusta autodifesa, mi dice.
Ok, adesso affronteremo il primo mini boss, che non è questo lanciere. Ok, un amico. Che bel tiro. Non troppo. Oh, gli hai dato tutta la stamina, fidati, è un bel Ah, tiro. ok, perfetto, perché ho visto il danno ed è stato. Ok, là dentro c'è un altro soldato, ma lo lasceremo in vita per sfruttare l'occasione di affrontare il demone. Sì, certo. Allora, ci avventuriamo cautamente all'interno di questa casa. Piano piano. Come vedete, là in fondo c'è quella nebbia. Quella nebbia è un mini boss che non respawna. Piccolo appunto, mirando con l'arco ogni tanto fa il segnalino rosso. Vuol dire che è un headshot. Quindi tecnicamente si potrebbe già danneggiare così. Forse colpisci i pesci. Questo è nuovo. E cosa dovrebbe comportare? Lei che ha già. Non ne ho la più pallida idea, so solo che ho colpito un pesce e i pesci sono spariti. Ah! Via! Scappiamo. Lo dobbiamo attirare fuori, assolutamente. Ora io, quando lui arriva, se arriva, Ci sta facendo la trappola? Ma è lì fermo. dai! E faccio un headshot. Ok, gli ho fatto. Ah! Ma dove vai di lì? Ok, allora, piccolo remind, come si attiva il super Io gli ho spirito? tirato una bomba immobilizzante che però lo sto solo. Ah. Ok. Ah, porco. Occhio che lui fa delle mosse assurde. Signor Allora. Marco, lei che è invincibile, lo Non attacchi. riesco a trovare il tasto per l'evocazione. Non me lo ricordo. Ok, lancia un'altra bomba. Dai. Tanto Gli ho fatto sono malissimo. resine come se non ci fosse un domani. Occhio che adesso è ritornato instancabile. Bravo, gli hai Ah! tirato una roba di Ah! fuoco. Aiuto! La bomba. Ok, lasciamolo, scappiamo e lui morirà. Oh. Ok. Fantastico! Dovrebbe droppare Elisir, come se non ci fosse un domani. Anche oggetti. Elisir, ok, una. Ah. Una sciaviola. Ah, no, un martello di bronzo viola. Oh. Ok. Ho trovato un arco più forte del mio. Ok. Molto buono. E abbiamo sconfitto il primo mini boss. Ci ha dato parecchio da filo da torcere. Sì, da faticare. E da questo momento in poi diverrà un mini boss bar nemico base. Mi allieti la giornata con queste affermazioni. Ma noi con un po' di furbizia dovremmo riuscire a Sopravvivere? evitarlo nella maggior parte di loro. Se ricordo bene. Chiaro. Adesso possiamo aprire questa porta. Il soldato laggiù, cerchiamo di eliminarlo o skippiamo? No, siamo gentili, lo lasciamo vivo. Solo per questa volta. Sì, appunto perché dobbiamo andare avanti. Qua Il più possibile. c'è un oggettino, in teoria. Ok, Yup. noi volendo da qui potremmo già, visto che non dobbiamo sederci al santuario perché non è di fatto, come dire, un. Salutare alla nostra coop. Ecco appunto. Potremmo già sfruttare degli shortcut. Ovvero, Certo. qua. Arrivo. Sopra il tetto. Sì. Più o meno. Ok. Cauti. Qui. E Equilibri. poi passiamo da questa parte. Dove c'è Sì. quel Dove c'è tipo? l'amico bello piegato. Attimo che provo. No! No, dove vai? Perdono. Non è stato intenzionale. Mi hai fatto perdere metà vita. Speravo in un headshot. Ok, adesso attenzione che qua c'è una trappolozza che dovremmo riuscire a
disattivare da dietro. Intanto siamo ben lontani da dove ero arrivato io durante l'alfa. Sei contento? Sì, contentissimo. Allora, questo gli togliamo l'elmo, così. Ok, lo portiamo qua. Venga, qua, questo è uno di quelli forti, eh. Ma quel martello È distrugge la bellissimo. stamina in maniera Sì, incredibile. anche perché fa un danno in più, fa un piccolo danno viola in omaggio. Qua ho trovato un segretucolo. Questo non me lo ricordavo. Vediamo l'oggetto. Cote, ok. Ottimo, da questo momento in avanti le cote saranno preziose. In teoria cosa sono? Potenziamenti, buff per... Sono dei ripari per l'arma. Aspetta, Ok, chiaro. che qua c'è l'arciere che dà fastidio sulla... Questa zona la ricordo molto bene perché cioè l'ho fatta tante volte. Qua, come su dove c'era il mini boss, c'è il pozzo che dà oggetti. Ok, adesso sui tetti bisogna stare molto attenti. Perché Io la sui seguo. tetti le frecce saranno fondamentali e soprattutto bisogna guardare dove si mettono i piedi. Perché alcuni tetti sono cedevoli e portano delle trappole che conducono a morte praticamente certa. Quindi stiamo attenti, e infatti forse qua... Probabilmente ci cadrò io nella trappola come rimbranato in maniera incredibile. C'è Ok, un no, ma modo siamo... per riconoscere queste trappole? A occhio, diciamo. A occhio adesso non... Ecco, qua sì, la vedi? Guarda il tetto davanti a Sì, ok. Quindi... te. Ecco. Quella è una trappola. Ehi, amico. No, queste qua me le sono messe a posto per farmi cadere. Occhio al fuoco che fa un danno incredibile. Sì? Ci stavi per mettere i piedi sopra. Ok, Ho notato. Ok, freccia pre. adesso occhio che qua si rompe il muro. Sì, ah, ok, lì la parete. Con quel coso lì in mezzo io non vedo un tubo. Ok. Ok, dovrebbe arrivare l'amico. Attento al buco in mezzo, facciamolo arrivare. Bravo. Mi stai facendo piacere il martello, però è meglio usarlo. Ok, occhio qua dove metti i piedi, perché Manterremo la là nostra squadra così. c'è un altro buco. Qua Madonna, in mezzo. l'ansia che mi stai facendo venire. Tu non sai cosa c'è sotto quei buchi. Ce Lo ne immagino. possono essere tre normali, oppure tre con il demone. Brutta storia. Allora, no, adesso ti dico cosa bisogna fare. Aspetta, Qua sotto ci sono i demoni, Demoni? quelli zombie. Ah, ok. Allora, ecco, perché là c'è lo shortcut, ecco perché facevo la strada corta, quindi... Allora, là c'è un demone. Sì, lo vedo. E per salire su quel tetto lì bisogna andare di lì, dove c'è il demone. Ok. Evviva. Quindi io direi Piano piano. che a questo gli faccio un attacco in salto. Eccola là. Addio, attacco in salto. Vieni giù anche te. Ok. Ah, Cosa stai particolare. facendo? Mi si era incastrato. Ah, ok. Non riuscivo a scendere. Allora, Ok. intanto ho trovato, scusa un secondo, equipaggiamento che è oro per me in questo momento. Aspetta che forse qua ho trovato una via segreta. Per aggirare il demone, sì. Ho trovato una via segreta. A caso. Ma va? Sì, vieni, vieni, vieni. Credevo Ti seguo. che era un bug, invece non è una via segreta. Guarda, Buono così. qua. Qua c'è solo uno zombie.
Cote, fantastico. Oh no, un limite massimo di bombe. No. No, un limite massimo di bombe, no. Ok, amuleto, mamori e fuoco. Ok, adesso dovremmo arrivare dietro al demone. Zombie. Tanto non possiamo vedere, il buon filpato sta facendo tutto lui. No. Io sto... Arrivo, un secondo. Cercando di non allontanarmi troppo. Sì, per gli stessi problemi di prima, magari era a distanza. Ok, si arriva di qui. Qua vedo una porta. Teniamo la guardia aperta. Ok, e da qui abbiamo girato il demone. Ok, ottimo. Vedo degli yokai laggiù, gli zombie. Gli zombie sì, ma noi ci... Cioè, come dire, noi saliamo qua e non li disturberemo. Ok, perfetto. Come dei ninja. Anche se siamo dei samurai. In realtà è un po' confusa la cosa, perché possiamo essere anche un po' tutto. Ma sì, basta che ammazzi un nemico ninja, gli prende l'armatura e diventi un ninja. Sì. Ok, adesso siamo attenti. Perché adesso attiveremo lo shortcut. Sì. Nel caso caduta. Ok. Qua non ci sono buche, vero? Qua una, sì. Maledizia. Vedi? Sì. Quella c'hai sotto i nemici, quelli belli. Ah, quelli power. Beh, i soliti però. Certo, allora, sono adesso proprio c'è maledetti, cioè. Questa da buttare giù, che puoi farlo solo tu. Arrivo. E questa praticamente, se noi saliamo sul tetto, ci lanciamo giù subito qua sotto. Ah, che bello. E adesso c'è un amico di quelli... Di quelli simpatici? Obbligatori. Io userei lo spirito, tu che dici? Da che parte? Davanti a noi? Ce l'ho anch'io lo spirito. Sì. Doppio spirito. Okay. Sì, potenza. Bellissima l'animazione. Ok, io l'ho già finito lo spirito. Ah. Ok, caduto. È morto? Sì, è morto. Grandi. Giù sotto c'è il mondo di loot, però non mi fido a buttarmici. Però allora, però c'è già una scala, quindi in teoria possiamo buttarci. Occhio che ci sono degli zombie. Sì, devo solo capire se è collegata. Ok, allora buttiamoci da qua. No. Che cavolo, buttiamoci. Non sprechiamo vita. Wow, che duo che siamo diventati. La squadra funziona. Molto bene. Allora. Elisir. Loot. Arco lungo viola. Buono così. Allora vediamo, Ho trovato delle doppie della Peppa. Buono l'amuleto. Ok. Perfetto. Tanto a confronto tuo sembra ancora un barbone io, ma va bene così. Ma... è voluta. Ok. Ok, adesso torniamo su. Guardalo qua, un amico. Questo è nuovo, non c'era. Ah. Allora, adesso... Tra l'altro, possiamo... non lo so, voglio vedere qua dove si arriva. Ah, fuoco. Oh, tu no. Perché qua magari si può scorzare. Occhio al fuoco. Fiamme. Curati. Danno ambientale fa un macello di danno. Sì, anche nemici. Anche com'è? Nemici, è confortabile. Quanto dura sta cosa? Un bel po', credo. Perché sto ancora... ok, ha smesso. Quante fiale hai? Ah, cioè, ne ho ancora 4. Ah, io ne ho 8. Bella. Ma perché ho shardato le cose prima. Ah, ok. Aspetta, che forse questo spegne il fuoco?
Prova, questa è nuova, non l'avevo vista. Abbatti. Figata. Mi state dicendo che questo è uno shortcut incredibile? Vedo Ok. anche un oggetto là sotto, non vale la Sì, pena. ma non credo che valga la pena. Ok, Chiaro. andiamo di qui che forse c'è una. Occhio al buco, però occhio al danno ambientale. Occhio al nemico, retrocediamo. Vabbè, ecco, il nemico è caduto, ignoriamolo. Ok, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta Seguimi. che c'ho paura. Ok. Anch'io. Io la vinco la paura. Ok. Pensa che è trappolozza se qua ci fosse un buco che crolla. Con Ok, abbiamo ucciso. quanto Sono. lag. Ah, ok, era. No, aspetta. Nemico! Dove? Dietro di me! Ah! Ok. Pensavo fossero le amrita che venivano, invece era la lancia. Andrita. Ok, morto, morto, morto. Curati. Curato, curato. Che colpo. Ok, qua dovrebbe essere uno shortcut. In teoria. Infamata però mettere qua una spada da evocazione. Ma più che altro noi abbiamo fatto la strada corta perché potremmo evitarli tutti loro adesso. E andare subito al boss. Vuoi fare questa cavolata? Ce la possiamo fare? Sì, il boss è alla nave. Ok, proviamoci. Se noi qua corriamo, andiamo sul ponte, loro non ci seguono. C'è una scorciatoia per il santuario. Apribile, se vuoi farla. Secondo te siamo in grado di abbatterlo nel boss? Non lo so perché la prima volta potrebbe prenderti male e farti malissimo. Se vuoi la scorciatoia la apriamo. Dai, proviamo ad aprirla, Se tanto tu mi per. segui, io ti tengo fermo i nemici e andiamo Correrai avanti. o andrai? Io corro, Corri, ok, corriamo quindi ti manetta. seguo. D'accordo. 3, 2, Aspetta, da che parte? davanti al portone, poi a destra. Ok. Non entrare nelle case però. Aspetta, superato il portone, quindi verso il Se hai falò. superato il portone, andiamo a destra, c'è una salita. Sì. Ah, ok, che c'è una specie di portone, poi. Sì. Io D'accordo. dopo lì te li tengo lontani, tu Apro attivi tutto. la scorciatoia, poi corriamo alla nave. Chiaro. Tanto io ho 8 cose, anche se prendo danni non mi interessa. Ok, andiamo? 3, Sì. 2, 1, via. Ok, Ah, tu vai su, vai porco su, vai su, vai mondo, su. Te avevo finito la stamina. li tengo. Tu dimmi quando. Ok, aperto. Ok, io sono mezzo morto. Sono morto. Ok. Te li ho tenuti, erano in quattro, sono morto malissimo. Porco. Se Ah. tu rimani in vita è ottimo. Ok, no. No. Ok, adesso siamo pronti. Allora, adesso dovremmo curarci solo di 1 barra 2, forse nemici. Se li vuoi fare. Il primo, questo qua con la torcia. Se no io lo. Aspetta. E uno. OP. Poi. Ah, vuoi chiedere che ho finito le frecce? Due. Ok, ci abbiamo solo lui. Ok, E ce n'è un altro. OP. OP. adesso andiamo prima che ci vedano. Ah, che sei te? Mi sono spaventato un convertendo. Infatti ti ho visto girare, ho detto oddio. Cosa non ho visto? Eh no, perché c'è l'amico là. Ok, Ah sì, ok, ora lo vedo. adesso possiamo salire. Ok, Sono partita stato l'animazione da trasferito, sola. Valerio. Ok. Tu non hai mai vista questa No, cinematic? l'ho vista soltanto dai tuoi bellissimi video che consiglio a tutti di vedere. Adesso Un po' vedi di che spam spavento. così a caso. Io non so se ho lo spirito, però questo con lo spirito è comodo. Beh, mi posso buffare. È molto facile da affrontare, non bisogna dare troppi colpi. Però da Ah. schivare, se non stare davanti è il trucco.
Immagino stai vedendo anche tu il cinematic Sì, o... sto Ah, vedendo ok. anche col tuo personaggio, però. Chiaro. È bellissimo però il design dei nemici. Sì, È molto giappo. Ci sono alcuni fantastico. mostri di Final. Questo qua mi ricorda il primo boss di Crisis Core di Final Ah, Fantasy. Quello che sono in ok. due. Ok, allora, ciao amico. È tanto che non ti affronto. Ma che si gira! Ok, l'ho schivata, non si sa per quale. Ok, se la prende con me, se la prende con me. Io sono morto. Come sei morto? Malissimo, proprio. Ma no, Un dai. colpo. Oddio, seriamente? Eh sì. Non l'ho fatto apposta, eh. Sì, immagino. Ammazza. Vuoi vedere che siano potenziati anche come quelli di. Non va giù. Non va giù. Non va giù mai. Allora, calmi. No, ok, no. Ti ha colpito una volta e sei morto. Sì, perché è un equipaggiamento infimo. Purtroppo, come avete visto, ci hanno shardato malissimo. A parte l'equipaggiamento infimo che avevo io, ma non pensavo fosse talmente forte. E per cui direi che rilasceremo il boss, il video col boss, quello in cui lo sharderemo noi, a data da designarsi, perché le coppe io le ho finite. Per cui non si può fare nulla in questa run. Vedremo in caso se ne faremo un'altra o se faremo direttamente un'altra missione, magari i prossimi giorni, con Eh sì. l'altra missione che c'è la possibilità di fare. E per cui direi che possiamo salutarci qui. Ringraziamo tantissimo la compagnia del buon Konohagakure no Filpato che ci è stato utile, cioè è stato il dio in terra in sta partita. E vi consiglio tantissimo di passare sul suo canale, vedere i video che fa, perché il ragazzo merita. E se vuoi fare un saluto ai... Ci vediamo nel prossimo episodio che faremo assieme, se ci sarà. Facciamo Ci sarà la luna di mistero. un po' di mystery, dai. Bene, per cui vi ringraziamo tanto per aver visto il video e alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao.